L'importanza di insegnare tutte le arti a partire dai giovani la vediamo con questa bambina di 10 anni che vi ha letto in questo momento una sua poesia, una delle sue poesie, perché questa bimba ama scrivere poesie, questo libretto che vedete è pieno delle sue, dei suoi racconti messi in riva. A me ha fatto piacere iniziare questa serata con lei proprio perché pensiamo che sia importante cominciare proprio dai giovani. Noi siamo tutti adulti qui, è bello che ci riuniamo, però dobbiamo cominciare a immaginare di poter parlare con loro, educare loro al bello, alla bellezza. E devo dire una cosa in questo momento che può sembrare una preferenza fatta ad uno degli artisti. Però io proprio pochi giorni fa ho assistito a uno spettacolo meraviglioso dove circa 700 alunni di una scuola hanno dedicato parte del loro tempo per scrivere poesie partecipando a un concorso organizzato dalla mia cara amica Luisa De Franchis, per cui l'adesione è stata molto forte. Noi crediamo molto nei giovani, lavoriamo tanto per loro e quindi abbiamo voluto stasera iniziare proprio con una giovane amica, Giulia Schiano, che in questo momento ha letto la sua poesia. E la ringraziamo per questo, a nome di tutti i grandi. Adesso lei rimane un po' qui con noi perché è emozionatissima, chiaramente. Io mi chiamo Anna Abate, per chi non mi conosce, sono un'archeologa, faccio parte di un'associazione che impegna il suo tempo sul territorio per la valorizzazione e la promozione, però noi non facciamo solo archeologia perché crediamo che tutto quello che è arte, tutto quello che è cultura, tutto quello che è storia vada raccontato insieme, c'è un fil rouge che unisce un po' tutte le arti, quindi quando pensiamo di organizzare una serata, un evento, noi mettiamo insieme sempre tutto. Come vedete nelle nostre serate c'è sempre pittura, c'è sempre poesia, c'è sempre musica, cerchiamo proprio di mettere insieme tutto quello che sono le arti. Io non voglio dire troppo, voglio dire una cosa, ho incontrato da pochi anni Ciro De Novellis, che è uno scrittore, un poeta, che organizza ogni anno una bella manifestazione di poesia. L'anno scorso abbiamo fatto insieme La mia anima flegrea alla Casina Mitelliana, ed è stata una manifestazione che ci ha molto appassionato, quindi da là nascono altri incontri, altri eventi ed altre serate, ed è nata questa serata qui, che non finisce qui. In genere i saluti si fanno a fine serata, però per non spezzare e chiudere quello che speriamo di creare come atmosfera, io voglio fare adesso i saluti, voglio fare ora i ringraziamenti, perdonate che leggo un attimo perché sennò dimentico qualche nome, dopodiché lascio la parola a Ciro e non mi sentirete più. Allora, ringrazio gli artisti che hanno dedicato il loro tempo per stare qui con noi, li leggo in ordine alfabetico: Giulia Vallone, che purtroppo è dovuta andare via, Sempio Galbardella, il maestro Antonio Sabettini, Concetta Marrocoli, che fa anche fotografia, che qui nella sala la vedete lì. Ringrazio Giuseppina Menna, che è andata via purtroppo anche lei, Anna Nuzzo, che non è laggiù, e ringrazio Silvia Rea, cara amica che ci segue sempre.
tutte le nostre manifestazioni. Ringrazio in particolare la dottoressa Patrizia Isida, presidente dell'Orto Consapevole, che è un'associazione che si occupa di sana alimentazione, che sponsorizza tutte le nostre manifestazioni, sempre insieme a noi, perché oltre alle arti noi ci dobbiamo curare anche del nostro corpo, oltre che dello spirito. E lei ci guida in questo, ci bacchetta, me in particolare, perché che continuamente mi spinge, mi stimola a migliorare la mia alimentazione. Ringrazio la dottoressa Lia Colucci che ci ha ospitato in questa bellissima sede che non vedo, non so dove è seduta, l'ho persa. Ringrazio Roberto Vernetti che è responsabile del laboratorio e scuola delle Guarattelle. Qui in questa sala si tiene un laboratorio molto interessante per le scuole e per i bambini e lui è insieme ad altri che abbiamo qui stasera sono i pupari che portano avanti un'antica tradizione, di questo poi vi parlerò, le Guarattelle, di questo poi vi parleranno meglio altri, io non dico solo due parole perché veramente portare avanti le tradizioni è molto importante. Io non voglio dire niente, spero di non aver dimenticato nessuno, poi qualche altro annuncio lo facciamo dopo, vogliamo già dirlo ora. Poi più tardi devo dire altro, anche due parole. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata e passo la parola. Io adesso dovevo leggere delle cose, però diciamo è un momento particolare perché veramente la presenza di questa bambina qua su questo palco non era preparata, diciamo, per cui non è un fatto scenico, però lo stesso mi ispira a me a dire qualche cosa diciamo a riguardo, cioè pensando alla poesia, no? In fondo poi la poesia secondo le tradizioni è diciamo, lo diceva pure Giambattista Vico, è l'atteggiamento dell'animo perturbato e commosso, atteggiamento che si manifesta anche nelle fiabe, eppure nel dialogo, nel racconto che può fare ecco, una bambina. Perché rispondono tutte queste cose a una metafora e hanno tutte quante poi il senso diciamo, ingenuo, no? Un senso ingenuo che sicuramente non ammette, anzi forse che ignora addirittura sa, le questioni di metodo, le sottigliezze. Noi una volta magari Giambattista Vico si esprimeva in questo modo alludendo probabilmente al dogma, agli amici suoi prelati, eccetera. Oggi invece noi possiamo con un termine napoletano chiamarle cofecchie, insomma, non lo so, però voglio dire che certamente la poesia non ammette e ignora completamente queste cose qua. La poesia allora, diciamo nel tempo, ecco abbiamo parlato di metafora e noi troviamo nel tempo ancora un'altra bellissima metafora che io me la sono preparata perché è di Charles Sandburg e diceva la poesia è un eco, l'ho riportata pure su questo libretto di poesie che abbiamo prodotto per questa occasione. La poesia è un eco che chiede all'ombra di ballare. Vedete com'è bella questa metafora, ancora possiamo addirittura venire ai giorni nostri per dire che questa metafora addirittura può sembrare diciamo, una un'immagine patafisica. Ecco, noi abbiamo pure qui un rappresentante, un militante della patafisica, che è Costanzo Ioni, che fra poco verrà pure lui su questo palco. Per dire che cosa? Non ci manca niente, non ci manca la poesia, non ci mancano i poeti che sono tutti quanti qua rappresentati, una volta li vedrete sfilare su questo palco, per ora abbiamo prodotto un bellissimo libro che è diventato poi prezioso perché abbiamo avuto niente di meno che l'onore di aver avuto la prefazione o un saggio introduttivo del poeta Eugenio Lucrezi che è un poeta internazionale. Quindi noi questa sera veramente diciamo, siamo orgogliosi di presentare questo insieme di arte, una bellezza si può dire, va bene? Abbiamo pure abbiamo parlato di favole, ecco, abbiamo anche in questo senso la presenza di un grande esponente delle favole, un favolista che poi è un grande poeta e che si chiama... Dove sta? Io vorrei per un attimo Aldo Ferraris, non so se
Ah, eccolo qua. C'è Aldo Ferraris, accompagnato dalla sua signora, che dopo poi magari offriremo una targa a ricordo di questa manifestazione. Quindi non ci manca, non mancano i poeti, non manca, come abbiamo detto, l'esergo della poesia, il canto del poeta. Per quanto riguarda il canto del poeta, magari alla fine, se ci sarà un poco di tempo, vi narrerò anche il perché e il significato. Adesso devo passare subito alla presentazione del gruppo musicale che ci allieterà questa sera con le loro canzoni, e che sono, ecco, un gruppo musicale costituito e selezionato per questa occasione. Non erano diciamo prima uniti in questo senso, e sono Stella Brignola, è un'artista eclettica, infatti oltre ad essere un'apprezzata cantante è anche spesso autrice delle canzoni che canta, è pittrice e operatrice culturale, è una nota funzionaria di medicina olistica. Nella sua carriera canora ha avuto un alto onore di aver cantato in piazza San Pietro per Papa Wojtyla nel giubileo del 1983. Abbiamo Vincenzo Bartolino, che proviene da chitarra bar, fino a quando anche lui, un colpo di fortuna, ha incontrato il maestro Rosario Attanasio, approfondendo così la musica. Rosario Attanasio doveva essere lui qui stasera, in verità, e però per altri impegni non è potuto venire, sarebbe il bandolinista di Sergio Bruno, per intenderci, quelli che abbiamo visto sempre nei famosi concerti del maestro. E abbiamo Alessandro Pignalosa, anche lui, figlio d'arte, ha iniziato i suoi studi al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli con Massimo Devoti. Oggi vanta un curriculum di grande presenza in ambito nazionale, pur attraverso la RAI, a San Carlo, a presenza dappertutto. Io l'ho visto qualche volta pure in televisione, e diciamo, dopo di loro devo presentare quelle che poi vi accompagneranno lungo tutta la manifestazione, che sono le due presentatrici, anch'esse poete, e ve ne indico: sono Dolores Scippa Circola, laureata in lettere moderne e laureata anche in filologia moderna, entrambe le lauree alla Federica II, accademica d'onore dell'Accademia di Alta Cultura Europa 2000, devo leggere per forza, promotrice culturale, poetessa vincitrice di concorsi letterari, ha in attivo pubblicazioni di raccolte antologiche e in questi giorni vincitrice del premio Scudizio d'Oro a Palermo. Presente alle cariche, oltre alle cariche dello Stato, c'era presente anche Squitieri, che io credo sia il regista, forse, probabilmente Squitieri. Oh. Una Maria Pirozzi, invece. Maria Pirozzi, napoletana, eccola qua. Bellissima questa regola. Maria Pirozzi, napoletana, ha conseguito la maturità classica, una laurea di primo livello infermieristica, coltiva la passione per la scrittura e la fotografia, ha conseguito premi letterari, di cui uno in occasione del Maggio dei Monumenti di Napoli e in memoria del giornalista Giancarlo Siani. Infine ha pubblicato due libri, un'autobiografia romanzata con la casa editrice Feltrinelli e un racconto di poesia con la casa editrice Pagine. A me non resta che ringraziare soprattutto il pubblico che è venuto qui bello, numeroso, un pubblico che io intendevo presentare alla poesia contemporanea, e ringraziare pure Anna Abate, la quale senza di lei non sarebbe stato possibile questa rassegna. A voi le due care presentatrici. Ringrazio il regista Ciro De Novellis e la produttrice dell'evento Anna Abate. Buonasera cari amici. Ora voi vi chiederete: che cos'è il canto del poeta? Dove si trova? Il canto del poeta è accanto alla finestra, tra il buio dell'interno e la luce di fuori. Ma quel cantuccio non è soltanto un luogo in cui accomodarsi, magari su un cuscino di spine. La voce della poesia pare non chieda altro che di spiegarsi nei metri e nelle rime, così come il carro che trova la via tra le strettoie dei paracarri, che le indicano il percorso e ne salvaguardano i compimenti, i raggiungimenti. In tal senso,
Il canto del poeta è però un reperto fossile, un organo residuo che sopravvive da epoche remote in cui non esisteva altra strada per il raccontatore di storie che quella scritta e sorretta appunto nelle guide sicure del metro e della rima. E questa è la prima riflessione del poeta Eugenio Lucrezi sulla poesia e sui poeti contenuti in questa piccola antologia. Il resto lo troverete nel saggio introduttivo del libro Il canto del poeta, che vi verrà offerto gratis in ebook sul sito Il portale della poesia. Noi per il momento andiamo subito ad iniziare questa festa della poesia con la canzone. O mare in ariello è una famosa canzone napoletana del 1893, musicata da Salvatore Gambardella sui testi di Gennaro Ottaviano. Signore e signore, o mare in ariello.
Dopo la splendida musica abbiamo il piacere di presentare la prima poetessa, Vittoria Caso. È filologa classica, docente umane littere. Vittoria Caso è pubblicista, formatrice di docenti in corsi dell'ex provvidorato studi Napoli, Caserta, ISEF, enti privati, Università Tor Vergata e Federico II. Vittoria Caso è autrice di saggi, recensioni, poesie, promotrice di cultura. Un canto d'amore, sentito e tenero, in cui essere umano e natura, finito e infinito, si fondono in metafore simbiotiche espresse con delicatezza in versi liberi dominati dall'anafora vivrai. Attraverso un crescendo di immagini il dolore si sublima e l'amore si suggella per l'eternità. In eterno vivrai. In eterno vivrai. La tua anima sottile, dispersa nell'etere, giungerà fino a me. E in eterno vivrai. Vivrai in una goccia di pioggia che si mescolerà alle mie lacrime, in un raggio di sole che scalderà il mio inverno, in uno spicchio di luna che illuminerà la mia strada. Vivrai nel soffio del vento che accarezzerà il mio viso, nel volo leggero di una delicata farfalla, nella leggiadra corolla di un fiore di campo. Vivrai nei miei occhi, nei miei pensieri, nei miei sogni più belli. In ogni aura percepirò la tua presenza e vivrai nel mio cuore, ora più di prima, fin quando esalerò l'ultimo respiro. Grazie. È la volta di Gennaro Maria Guaccio. Gennaro Maria Guaccio è napoletano. Dopo studi di carattere scientifico, ha volto il suo interesse a questioni di natura umanistica, alla ricerca del senso della vita. In questa poesia l'alternanza di due quartine a rima incrociata, con ritmo quinario, in successione di sinalefi, aprono il quadro di una luce lunare che all'oggi, che descrive colli montani, confronta le regole del cielo, che evidenziarono ieri divergenze tra il poeta e suo fratello. Signore e signore, il melo rosso. Il melo rosso. Ancora stanotte mi appare immenso il cielo, oltre i bui colli montani, la cui linea descrive la luna, come quando tra noi fratelli infuriava un'aria bruna, ma poi tornava acceso e fiorito e rosso un melo. Lassù ora è difficile scorgere dell'eterno il velo, anche se un firmamento dell'asse certo la lacuna prodotta tra superfici di curve e indirizzasse a una duna, se cerco occhi amati dove un giorno scorsi il gelo. O vento di passione, quante veglie la notte, mentre eravamo intenti a vivere le nostre vite, poi lo spirito mandò tutto a cocotte, errando. Il melo più non fiorisce sulle doglie, ma lungo altre linee d'universo, per nuove rotte ardite, io rivedrò le stelle, cioè i tuoi occhi, intendo. Ringraziamo il professor Guaccio di questi versi. Ora è il momento di Floriana Coppola. Floriana Coppola è poeta e scrittrice napoletana specializzata in analisi transazionale, didattica e cultura di genere, scrittura autobiografica. È docente di lettere nelle scuole medie superiori e autrice di romanzi, racconti e sillogi poetiche. Nelle quartine iniziali si descrive l'eros e il pathos, che vivono in sinergia nell'incontro d'amore. Nelle terzine finali viene esaltato l'aspetto morale, il limen, tra lecito e illecito. Il desiderio si definisce come una malattia che incendia i sensi e sostiene esaltando il sentimento, mettendo in crisi ogni equilibrio. Desiderio. Dov'è adesso? Dove l'ho persa, questa malia magnifica maestosa? Sul ventre si narca la schiena dei baci tersa,
si avvita e si squieta come cosa. Sono la sentinella accesa del tuo sguardo, versato inerme nella muta marea dei miei fianchi ogni promessa e fango. Tu, allucinato sogno di una sera, sono virile nel desiderarti, mi apro e fuggo, ruggendo in 100 voci, sillabario cifrato, l'amore che si incendia e parte, e fuoco che sfiorda in rive atroci, il desiderio che mi rende madre di questo sogno che inganna e si fa ladro. Ora arriviamo ad un momento particolare. L'ospite d'eccezione, in rappresentanza della poesia italiana di questa serata, è il poeta Aldo Ferraris, che preghiamo di venire sul palco. Aldo Ferraris è un poeta novarese molto conosciuto per la sua attività letteraria rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari. Oggi vive a Napoli e sul web potrete seguire tutta la sua attività editoriale, soprattutto fatta di poesie e racconti per le scuole. Sulla targa che verrà consegnata c'è scritto: al canto del poeta Aldo Ferraris, è un canto di vita tenero che cerca malinconicamente di correggere le imperfezioni del mondo. Queste sono parole di Davide Morgante. Consegna la targa il poeta Eugenio Lucrezzi. Volevo solo ringraziare una persona speciale che è Ciro De Novellis, che oltre che poeta è anche ricercatore, saggista, organizzatore di eventi bellissimi come questo, e quindi è un onore per me ricevere un premio di questo genere come ospite da te. Grazie mille. Allora, uso questo momento per fare solo una breve, un piccolo annuncio. Noi con sempre il gatto e la volpe, qui Ciro De Novellis e Anna Abate, organizzeremo ai primi di ottobre una manifestazione dedicata alla poesia del maestro Aldo Ferraris, e in quell'occasione avremo il piacere di avere la colonna sonora, quindi la guida musicale di Angela Luongo, che è qui stasera con noi con il suo gruppo, che è l'ensemble non mi ricordo il resto. Angela Luongo ha musicato due bellissime poesie del maestro, quindi saranno la colonna sonora di questa manifestazione che si farà ai primi di ottobre. Poi vi daremo l'indicazione, il luogo esatto, che stiamo ancora pensando di dove organizzarla. Vi lascio. È una sorpresa assoluta, sì. Per me, non sapevo nulla, specialmente per me che io considero una prerogativa dei poeti l'umiltà, assolutamente, nel senso che, come diceva Valéry, le grandi poesie, il primo verso ce l'è regalato dagli dèi, il secondo è una rielaborazione del poeta del primo verso. Quindi dobbiamo essere, chi ha questo dono dovrebbe essere grato di possedere questo dono, e quindi di avere l'umiltà di utilizzarlo assolutamente al meglio. Grazie. E ringraziamo Aldo Ferraris e la sua presenza, e ascoltiamo un brano di Anonimo del Settecento, trascrizione di Ernesto del Prete del 1849, musicata da Pietro Labriola. Signori Ocardil.
nascunna da ca, fe cancella la retta lucara, e lo sangue può mai da purtà. Ma si pensa a te chi ha l'uchiana, zitto zitto non c'è da costa, si afferra poco con la mano, riesta un piede tu l'hai da zuppa. Padrona bandello raposa, poveriella, ma che ha da soffrire, da carezza da vasa viata, chi un metto si certa cardi, se contigo cagnar momentato, voglia roba. Dopo questo splendido brano è la volta di Costanzo Ioni. Costanzo Ioni lavora su più versanti letterari, fra ricerca stilistica ed impegno civile. Ha coniato la definizione di ragamelut, combinazione fra ragamuffin e gramelut. Suoi testi sono presenti in molte antologie e riviste di pregio, come l'ultima pubblicazione del numero 2 della rivista Trivio, Edipus Editore. In questa poesia, non sciogliendo l'eterno dubbio di chi abbia davvero ispirato i versi, la persona amata o un'arcigna committenza, qui si descrive l'amore come sentimento totalizzante che coinvolge l'essere umano in tutti i suoi aspetti, tragici o comici che siano, che sia l'espressione di un sincero egocentrismo artistico o non piuttosto destinato all'acquisizione di crediti formativi. L'alternarsi di rime e metri alternati è lontana risacca che riecheggia mentre ci liberiamo dalla molesta presenza di autore e testo. Sonetto scordato. Endecasillabi ottonari incrociati in maniera inversa rispetto alle rime. Tamo, temo, tramo, tremo, già friggo falciato dal tuo fulmine, fumante fenotipo, folle, fremo, che mi tormenta turbine. Tu ridi, rodi, mi irradi, si attivano neuroni ed alchimie, mi cingi con perimetri da stadi, sbando in mille frenesie. Non cito celebri autori, ma questo ardore può finire male nel rimescolio d'umori, se una padella in testa nel finale spegnerà quei miei bollori e tamerò da un letto d'ospedale. Grazie. Ora è il momento di Paola D'Agnese. Paola D'Agnese è nata a Napoli il 13 gennaio 1962. Nel 1995 è fra le fondatrici dell'Associazione Culturale Donne e Poesia all'interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Nel 2010 ha pubblicato poesie accompagnate da alcune note del maestro Ennio Morricone. Dal 1990 vive a Roma. La solitudine, pur nella tristezza, si riscopre come condizione feconda in questo rialzarsi e riconoscersi nuovamente in una più consapevole fase della vita. Questa ricerca conduce all'idea che la natura sia il luogo ideale dove poter ritrovare se stessi. Il testo esprime il senso di sospensione e il desiderio di pacificazione dopo la fine di una storia d'amore. Forse. Forse possiamo distenderci sull'estate di pavimenti freddi e sentire sotto di noi soltanto nulla, mutare il tempo in cicatrice, restare fra le braccia di betulla immensa, i cui rami sono stati radice, divenuti albero e poi culla, d'amore che fu tempo infelice. Passate le rapide del buio, e sciolta la sete in un sorso d'aria, lasciato ogni riparo,
prosegue questa mia ricerca solitaria, per mutare le tue parole in tregue, in vita, la morte involontaria. E adesso Eugenio Lucrezi. Eugenio Lucrezi, di famiglia leccese, vive a Napoli. Medico, giornalista, musicista, ha pubblicato un romanzo e 6 libri di poesia. È poeta, ma anche critico letterario di respiro nazionale ed è fondatore, oltre che direttore, della prestigiosa rivista letteraria Levania. Nei suoi versi il canto è un canto come necessità, come sicura per le incertezze del non mi ricordo. Canto come catena sacrosanta che lega lo scrivano al suo racconto, così nei secoli, fino a questa fine. Ora sei fossile della tua sostanza, canzone, se sei vanto e sei decoro. Il sonetto racconta le sveglie antelucane della mia amata, che suole assidersi su uno scannuccio vicino ad una finestrella prima che il resto degli abitanti della casa si levi. Così, assisa, raccoglie i pensieri tra il buio e la luce, li scrive sui bei quaderni prima di entrare in azione. Signori, sleep, sonno. Grazie. Là dove trovi più sonni che domani, stupefazione, nelle praterie rase al suolo, all'istante, se rimani presente all'onda delle dicerie che subito germogliano, se posi la falce del risveglio che dimentica, per suscitarla nel verde dei riposi che ininterrottamente muove i venti del tremore e del riso, degli arbusti che fanno e chiari e scuri e rari e densi i respiri dell'aria e fan robusti i fogli fitti che sono a te compensi dei mattutini scanni su cui aggiusti la voce, là si informano i tuoi sensi. Grazie. Ringraziamo Eugenio Lucrezi. Ora è il momento della canzone. La prossima canzone è Occhi che ha ragionato, del 1904. Il testo è scritto da Alfredo Falconi Fieni e la musica di Rodolfo Falvo. Piacque molto Edoardo De Filippo, tanto da interpretarla lui stesso in una famosa commedia. Signore e signore, Occhi che ha ragionato. Stanno vizzi, cari.
vorrei ancora una volta il momento della poesia. Chiamiamo Luisa De Franchis. Luisa De Franchis è nata a Napoli, è scrittrice, ha ottenuto il coordinamento in ambito culturale, letterario e poetico di concorsi indetti dal Comune di Pozzuoli. È ideatrice del progetto di scrittura creativa Contatto con la poesia, svolto nelle scuole e patrocinato dal Comune di Pozzuoli. Nei versi, semanticamente si intrecciano in posizione contrastiva lo stato dell'essere nella fase di condizionamento e quello nella fase della libertà. Il testo parla di una rinnovazione, di un cambiamento che scioglie con un taglio netto il nodo gordiano che aveva imbrigliato fino a quel momento il sentire della persona e ne aveva delimitato la sua espansione. Signori, il nuovo amore. Sensazioni sfiorano la mia pelle, rinnovano pensieri nella mente, ormai ribelle, silenziosamente. Nella penombra di questa stanza, il mio cuore di nuovo vive. Le mie emozioni diventano una danza di movimenti di cui prima erano prive. E mi lascio andare in un amore senza vincoli e condizioni, nella certezza di una nuova maturità che mi avvolge di nuova serenità, senza più contraddizioni, e divento libera di viaggiare. Volta di Giovanni Scafaro. Giovanni Scafaro è nato a Napoli nel 1959, scrittore, poeta e romanziere. È iscritto all'Albo Nazionale Giornalisti di Roma, dottore in scienze dell'educazione, qualificato operatore del benessere. Lavora presso la Polizia Locale di Napoli e riveste il grado di capitano. In questi versi è il tema centrale del sentiero del poeta, il tema centrale della luce sviluppa la sofferenza che incontra il poeta nel rimanere coerente alla ricerca del pensiero divino, capace di illuminare il sentiero della conoscenza verso la quale è diretta la sua esistenza. Il sentiero del poeta della luce. Quando il tempo ritorna censore, bussa alle porte del giorno aguzzino, inesorabile forza, rimembri il dolore, rimpiango l'assenza del pensiero divino. Il ticchettio dei passi nel buio della notte scorta i pensieri del poeta segnati sulla carta. Luminosi come l'alba e inabissati nell'amore. Nella notte eterna della morte. Tormentata anima senza temenza, hai scrutato gli universi del sapere, innamorata dell'amore per la conoscenza. Paghi senza colpa l'infelice conto dell'abissa, tu, poeta della luce. Ma in ogni momento penso a te, caro poeta dell'amore, alla forza bruta che in abissa il sentiero della luce, sconfitta dalla poesia, il tuo canto vittorioso pone fine all'irruzione del dolore. Grazie. Ora è il momento di Angela Schiavone. Angela Schiavone è un'animatrice culturale, docente di materie letterarie e latino. Organizza inoltre un festival, il Festival della Letteratura, il Premio Internazionale Michele Sovente. Suoi testi sono raccolti in molte raccolte antologiche. È un'invocazione all'amore, a cui viene chiesto un modo diverso di manifestarsi tra gli uomini. L'amore deve guardare il mondo come oggi e passare dalla dimensione individuale ad una universale. C'è bisogno di più vigore e, investito di questo compito, l'amore mette in atto il suo potere taumaturgico. Sonetto del dono perdono.
Amor, che al non amor perdoni. Lascia le strade battute dal vento. Guarda con sfida i tempi moderni. Ritrova l'onore da tempo spento. La passione sfrenata, dissoluta, mutala in altro modo d'amare, che amplifichi la vita vissuta. Non lasciare la forza del salvare. Vai per le strade percorse da gente, ricerca nei cuori imbalsamati l'amore fuggito, impenitente. Sorvola le onde del mare, ascolta le voci incatenate, dona come solo tu sai donare. Grazie. È il momento di presentarvi il mitico Salvatore Gatto. Come già vi è stato ricordato, noi ci troviamo adiacente ad un tempio delle famose guaratenne, delle cosiddette guaratenne, appunto. Non penso che ci sia un termine italiano, è vero, per questa cosa, che tanto amano bambini di tutto il mondo. Ebbene, voglio dire, anche Salvatore Gatto è famoso per essere uno dei più grandi interpreti di questa forma teatrale. Salvatore Gatto è anche musicista, cantante e autore di performance di notevole impegno. Mi farà ascoltare una canzone da lui stesso musicata sui versi miei, di Ciro De Novellis. Per questo, ecco, ho voluto essere io stesso a presentarvi e dire una poesia, si chiama Silenzio, che è pubblicato pure su questo libretto Il canto del poeta, e a cantarvela il musicista, cantante Salvatore Gatto. Grazie. Che parte sti caso silenzio, l'hai mai vista, sai di com'è fatta, è lo punto che assava innocenza, raccontata una vecchia distratta. Sai in te chiesa priana non sanno, ha nascosto in un angolo scuro, non si guarda la fame tu che anda, cerca grazia ma parlo comune, e silenzio è una scuola. Quando le sorte già sono spartute e silenzio non pate che aspetta la fatica è fornuta. Vetromile ha ricevuto riconoscimenti in importanti concorsi letterari, ha pubblicato una ventina di libri ed ha curato diverse antologie. È il fondatore del circolo letterario Anastasiano e l'ideatore e il coordinatore del premio nazionale di poesia Città di Santa Anastasia. Nei suoi versi la città è un frastuono di pietre e di abbagli,
per dire, come forse anacronistico e ingenuo, pensare ai sentimenti, all'amore, alle romanticherie in un contesto sociale ormai ruvido e degradato come quello attuale? Eppure, dinanzi ai nostri cuori risvegliati, perché dobbiamo in qualche modo riscuoterci dal torpore della quotidianità? Tutta la natura ci appare ancora e sempre una meravigliosa opportunità. Cuori di amanti risvegliati. Buonasera. Me l'ero preparato. Cuori di amanti risvegliati. Mi dici di poesie nascoste da un quarto di luna sul nostro cielo di amanti agglomerati qui, in questa casa dodecafonica, instabile dimora del Parnaso. E di stelle contate a dismisura in un tentativo d'abbracciare tutto il creato. Mi dici del sorriso d'un fiore delicato, emblema di grazia nella farragine del parco degradato, dell'infinito respiro del mare, aperto sostegno d'azzurro ai nostri itinerari senza mai approdi. Ma la città è un frastuono di pietre e di abbagli. Camminiamo in sostanze corrotte e i nostri passi sono ligi alle orme regresse dei soldati e dei mercanti d'oro falso riciclato dai veleni. Diverremo un solo cuore di buio stasera, tremanti nell'orrore del vuoto, scoloriti d'ogni belletto o vigore d'andare avanti, immobili e chiusi nel nostro grumo di casa. Ma il giorno è finito e nulla è cambiato, né la vita né la morte hanno dato una risposta. Il cielo e le stelle, il mare e la luna, il fiore hanno ancora la forma del mondo, il nome ritrovato nelle ore dei romanzi a meraviglia dei nostri cuori di amanti risvegliati. Grazie. Grazie. Ora è il momento di chiamare una giovanissima poetessa, Federica Russo. È nata a Napoli, classe 93, è laureata in cultura digitale e della comunicazione all'Università di Napoli Federico II. Scrive poesie dall'età di 14 anni, collabora con i ragazzi di Scintilla Poetica alla creazione di un foglio poetico con dei testi inediti. Attraverso un amore sano e forte si può tornare a credere nella speranza di una vita piena. L'amore, se si racchiude tutto nella parola sentimento, è un accessorio. L'amore pieno e vivido si può racchiudere solo nella sua pienezza di dolcezza e di vita. Amore. Mi hai insegnato a sorridere alla vita. Hai amato di me ogni spina. Con estrema cura l'hai fatta tornare bambina. Mi hai insegnato a credere che non è mai finita. Ti ho insegnato a camminare, senza sentire fatica, in salita. Ho amato di te il tuo cuore che si avvicina a me nel battito contro battito sopra il bordo d'una panchina. Ti ho insegnato a sporcare gli occhi d'amore e di vita. L'amore mi abbracciò ad un lungo viaggio, un fuoco di sole che brucia ancora di incanto. Fra i pensieri e fra le dita l'odore di te è appiccicato. L'anima sceglie occhi danzanti che la sofferenza non ha cancellato. Questo incontro non sarà mai un infranto rimpianto, resterà il seguito di un grande atto di coraggio. Ora è il momento di Felice Zinno. Felice Zinno è di Napoli, è laureato in scienze sociali, inoltre cavaliere al merito. Ha iniziato la sua attività artistica come pittore nel 1973, poi successivamente si è avvicinato alla poesia, pubblicando vari testi in diverse antologie e nel 2014 un proprio libro, Tra le voci, Rosanna Pirunti Editore. Un'anima, in preda al dolore, delusa e disperata, vaga in luoghi bui, lontani dagli sguardi, per trovare pace e silenzio. Una brezza che viene dal mare la riporta alla vita e la speranza si materializza nella capacità di ricordare. Cullare. Sonetto classico. Senza fiato, sotto un cielo vuoto, privo di luce fra tanto vapore, nel fogliame del sentiero immoto, cammina smarrita, senza valore.
triste, tace, la spaventa l'ignoto, brucia di pena a tale timore, abbandonata si secca nel vuoto e tra i sassi invoca l'amore. In quel vago viale vuole sperare e laddove ogni luce smorta cerca solo di poter ricordare. Il cuore colmo e fuori sul mare spira la brezza, porta una nota, al suo sapore si lascia cullare. Ora un'altra volta ascoltiamo un brano, questa volta antichissimo. Si tratta di una canzone che ha più di 170 anni. È stata definita aria da camera e l'autore non poteva essere che un grande musicista. Parliamo di Gaetano Donizetti. Il testo è di Anonimi ed ha subito molte variazioni. In un secolo e mezzo ha cambiato più volte titolo. Canzone marinara, canzone del pescatore, amore marinaro. Signore e signori, noi la conosciamo come Na canzone miezzo mar. Siamo giunti al termine di questa piacevolissima serata. Anna. Ciro. Vabbè, noi ringraziamenti li abbiamo già fatti prima, quindi proprio per non chiudere ringraziamo comunque tutti voi che avete partecipato. Siamo felici di avere con noi anche la presenza di un famoso poeta, Peppino Iaquinta, che è qui in sala con noi. Scrittore, ecco, Ciro, presentalo romanzi, bene tu, esatto, grazie per essere venuto. E, adesso ci salutiamo, speriamo di essere riusciti a dare una serata
di cultura, di qualità, leggera, divertente, con artisti che meritano veramente i maggiori elogi da parte nostra. Dopo magari ci beviamo un bicchierino di vino e una cosettina, giusto per finire la serata. Grazie della serata che abbiamo avuto un notevole nutrito, una presenza di poeti. E allora preferiamo, anziché ricordarvi in esergo di questa manifestazione, ma rimandarvi magari a brindare con un po' di vino del Vesuvio. Ho fatto arrivare il vino da Terzigno, che sicuramente gradirete. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie.